Amici della Serie D, bentornati dallo Spezia Park in campo Best contro Doc Flow, pronti a darsi battaglia in un match che si preannuncia senza ombra di dubbio, senza esclusione di colpi. Aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara per dare avvio alle ostilità. È arrivato adesso, si comincia, buon calcio a tutti. Gallinari si gira, cerca di andare via in mezzo a due. Poi Da Sara riesce ad opporsi al passaggio, attenzione ancora alla percussione centrale, la conclusione col mancino, ci ha provato Stefanini, il pallone si è abbassato ma non ha girato abbastanza, si spegne dunque sul fondo, ribattuto, sarà rimessa laterale, ancora, mamma mia, il destro di Gallinari come un fulmine a ciel sereno, mette la sua zampata sul match, 1-0 Doc Flow. Da Sara che va alla battuta di questo calcio di punizione, Sibila alla sinistra di Cavalli. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore, ma si spegne poi sul fondo dopo la deviazione. Sarà dunque ancora a corner, attenzione alla palla per Brotley! Il suo destro non inquadra la porta, però il numero 5 di Best. Ancora Doc Flow in avanti con la Mary, attaccato, larga sulla destra. Poi Braille, imbucata ancora per la Mary, fermato. Riparte Brotley, sono per un attimo i Gallinari. Sbroglia tutto, ma il pallone è sempre alto sul fondo. Palla intercettata, ma arriva ancora Stefanini prima di tutti, che la perde, poi Gallinari! Un paio di deviazioni infortunate anche per Gallinari e arriva dunque il 2-0 per Doc Flow, che vuole mettere in ghiaccio il risultato e non concedere nulla agli avversari. Allora adesso che fa il regista arretrato per Best, cerca l'imbucata, come al solito Calderon però prima di tutti. Poi allarga sulla sinistra, occhio alla conclusione! Ancora sorpreso Loe, ancora segno Doc Flow, 3-0. Il match adesso si sta mettendo davvero sui binari giusti per Doc Flow. Best completamente immobile. Occhio alla palla per Calderon che calcia col mancino. Si riscatta questa volta Loe, riesce ad allontanare il pallone con i piedi. Brotley, ma c'è il duplice fischio del direttore di gara, finisce qui dunque il primo tempo regolamentare, primo tempo nettamente in favore di Doc Flow, con Best che non è stata capace di opporre resistenza, 3-0 il primo tempo. Si ricomincia subito il secondo tempo di Best Doc Flow. Doc Flow che sta conducendo ampiamente per 3-0 alla luce del risultato maturato nella prima frazione. Occhio a Polenghi che calcia col mancino, che bella la diagonale di Polenghi, attentissimo però Loe. Calderon col mancino cerca l'imbucata, attenzione a Polenghi, c'entra sempre la porta da ogni posizione, ancora però attento a Loe, poi Da Sara che prova a colpire con un euro gol di destro al volo, palla gira ma anche troppo, finisce sul fondo. Occhio a Calderon che l'appoggia per la conclusione a botta sicura di Brai, ancora in gol Doc Flow. Poi tutta la rimessa, attenzione al destro di Lameri, attento questa volta Loe che cerca anche un po' di riscatto dopo questa prestazione non brillante. Da Sara intercetta, riesce ad andare via con un numero Da Sara, incrocia benissimo con il destro, anche un pizzico di sfortuna per lui questa sera, non c'entra la porta. Fallo sacrosanto fischiato dal signor Russo, sarà calcio di rigore per Doc Flow, piove sul bagnato adesso in casa Best. Fischia Russo, parte la rincorsa di Polenghi che abbatte la porta, ancora segno Doc Flow, manita servita. Da Sara tocca corto per Stefanini, c'è ancora Da Sara libero sulla destra, adesso si propone. Serangelo preferisce andare sulla sinistra da Brotney. Bella triangolazione con Stefanini, poi il tiro col mancino di Brotney che si infrange sul palo. Davvero tanta sfortuna adesso per Best che meriterebbe perlomeno la rete della bandiera. Occhio al contropiede Doc Flow, 3 contro 2 sbilanciato adesso Best. La palla per Bra è fermata forse con la mano. Mamma mia Polenghi, che mancino. Allora non poteva arrivarci su questo siluro di Polenghi. Palla incrociare perfetta, 6 gol, 7 in favore di Doc Flow. Brotney invece sì, cerca l'imbucata per Da Sara che controlla, calcio Da Sara, ancora perfetto Cavalli, ancora Brai che supera la metà campo, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, mette fine a un match a senso unico, dominato da Doc Flow, dal primo all'ultimo minuto. Purtroppo per Best non è arrivato neanche un gol, che forse sarebbe stato anche meritato per salvare perlomeno la faccia. Allora da Davide Miani per oggi è davvero tutto, grazie e alla prossima.